Marano Giampaolo. Cammarano Maria Teresa. Catauro Ezio. De Marco Alfonso. Gaudiano Orfeo. Mazza Giovanni. Mazzarella Valeria. Pascarella Salvatore. Piesco Caterina. Politetti Antonio. Sabbia Paola e Santa Lucia Luana. Chiamiamo ora sul palco il candidato sindaco Giuseppe Capezzuto. Giuseppe è un uomo deciso e stabile, una persona che ammiriamo per il suo mettersi in luogo un luogo per la società e per la comunità di Albanella, un servizio che renderà il meglio non solo grazie alle sue competenze, ma soprattutto grazie ai suoi valori, alla sua umiltà e all'amore che nutre per il suo paese. Grazie, buonasera San Cesario, buonasera Albanella. Dopo 8 anni mi ritrovo qui in piazza a fare un comizio con Borgo San Cesario. Diciamo, io ho avuto sempre un bel rapporto, qui vive parte della mia famiglia proprio qua vicino e qui ho incontrato in questi anni tanti amici, con alcuni dei quali abbiamo anche fatto un'esperienza amministrativa insieme, tipo Roberto Russo, non so se è qui presente tra noi, facciamogli un applauso. Abbiamo fatto tante belle cose insieme con Roberto. E mi ricordo che nel 2004, proprio qua, iniziamo ad organizzare, lui con un gruppo di amici, la festa di fine estate, non so quanti di voi se la ricordano, e poi dopo a seguire altri amici organizzarono sempre qui a Borgo San Cesario la festa della capra bollita, insomma tutte cose che facevamo ed erano anche belle. E poi il Covid, un po' di anni che diciamo si sono interrotte queste cose e che noi vorremmo assolutamente riprendere. Intanto, prima di passare la parola ai candidati consiglieri qui vicino a me, come faccio di solito a inizio comizio, voglio dare qualche precisazione, qualche risposta, visto che nel frattempo hanno parlato anche altri candidati a sindaco, alle cose che si sono dette, perché poi è facile intorbidire l'acqua, pescare un po' nel torbido, dire le cose a modo loro, insomma non si fa un'operazione di verità. E siccome io mi sforzo, tendo sempre alla verità, quantomeno ci metto tutto me stesso, magari vi do anche dei dati, dei numeri, delle delibere, dei totali, insomma ci provo, insomma, almeno ci devo provare, non è possibile rassegnarsi sempre ogni volta e intorbidire l'acqua gli ultimi 30 anni, gli ultimi 40 anni, fra poco non lo so, non so quando andremo ancora indietro, però non è possibile fare così. Io rivendico i miei 10 anni, abbiamo fatto delle grandi cose in questo comune, purtroppo ce ne siamo scordate probabilmente, li abbiamo anche lasciati chi sono venuti dopo di noi. Poi se qualcuno ha spento la lampadina, non siamo responsabili di questo, probabilmente siamo proprio qui per riprendere questo discorso. Per cui prima, come dicevo, di passare la parola a loro, volevo riannodare un po' i fili su alcune cose che abbiamo fatto e che hanno detto gli altri candidati a sindaco. La prima cosa, ecco, noi informavamo dal 2004 al 2014, questa per me è stata una grande fortuna, perché abbiamo fatto per questi 10 anni il notiziario comunale, ve lo ricordate, non c'erano i social come oggi, Facebook, Twitter e quant'altro, noi avevamo questa bella abitudine di stampare ogni mese, ogni 2 mesi, il notiziario comunale, dove portavamo sopra tutto quello che facevamo in comune. Facevamo un'operazione di trasparenza e l'abbiamo continuata a fare fino al 2014, poi si è interrotto. E questo mi ha aiutato tanto, perché le cose che si dicono oggi è facile, no? Raccontarle, si indorbidisce l'acqua, si dicono, non si dicono le mezze verità. Invece no, qua purtroppo siamo andati a trovare tutte le cose così come succedevano. E manca a farla apposta, vedete? Ci sono proprio due notizie. Una, apriamo l'isola ecologica, oggi è chiusa. L'altra notizia,
approviamo il progetto di Borgo San Cesario. E io proprio di questo, come prima cosa, voglio rispondere al candidato sindaco che ha detto delle cose proprio su questa situazione, perché il campo oggi è chiuso, nessuno gioca più al Borgo San Cesario. Allora facciamola questa operazione di verità, visto che siamo qui. Ecco qua, nel 2012 facemmo un primo lotto di ammodernamento della recinzione e quella è stata fatta. Abbiamo la recinzione, abbiamo rifatto gli spalti. Poi facemmo un secondo lotto, il completamento del campo sportivo di Borgo San Cesario, 245.000 euro. Questi sono importi totali, compreso IVA, comprese spese tecniche. E questo prevedeva il rifacimento del manto in erba sintetica. Così, questo l'abbiamo lasciato nel 2014, un appalto in corso. Dopodiché è stato revocato, si è pensato a farlo in erba naturale, sono passati 8 anni, il risultato qual è? Non abbiamo ancora il campo di calcio funzionante. Questa è un'operazione di verità, non si può dire, non dire, gli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, noi queste cose le abbiamo lasciate così, è finito il nostro mandato, quindi chi veniva dopo di noi ci doveva pensare a realizzarle in un certo modo, non ci sono riusciti, ci sono stati degli errori, sicuramente sì, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, questa è la verità. Andiamo avanti, un'altra emergenza che qui a Matinella l'ha detto l'altro candidato sindaco nel fare il comizio qua, proprio qui in questa piazza, la scuola materna, questa è un'emergenza, guardate, quel comizio mi ha dato l'opportunità di andarmi a vedere un po' le carte, questa è veramente un'emergenza, perché c'è, a mio avviso, non sono un tecnico e non sono un'impresa, ma c'è un errore progettuale e ve lo dimostro con i numeri. Intanto nel 2007, non so quanti di voi si ricordano, facevo una delibera di giunta, se vi ricordate avevamo costruito la scuola materna a Matinella, poi i genitori, il personale ATA, gli insegnanti fecero una raccolta di firme e ci dissero vogliamo che la scuola resti a Borgo San Cesario e noi facevamo questa delibera in giunta il 30 aprile 2007 e all'interno di questa delibera c'è una cosa bellissima dove tutti quanti coloro che hanno sottoscritto quest'atto hanno detto ci sono aule ampie. Ricordatevi questo fatto. Si sta a piano terra, primo piano, e c'è vicino un bel giardino. Vogliamo che resti a Matinella. Noi tutti quanti insieme, la giunta dell'epoca, approvammo questa cosa e sancimmo che la scuola materna doveva essere qui a Matinella. Che cosa è successo? Scusi. A Borgo San Cesario. Quanti iscritti ci sono adesso? Ricordatevi questi numeri, perché rispetto ai numeri c'è poco da dire. 106 nel 2021, quest'anno a settembre, quando apriranno le scuole, saranno 110 alunni. Quante sezioni ci hanno autorizzato? 4. Poi dipende dal numero degli alunni. Perché è importante questo dato? 4 sezioni perché col numero 4 sezioni ci danno personale ATA coerente, e insegnanti coerenti, ok? Quindi il personale assegnato lo teniamo per 4 sezioni, ok? Come funziona? È stato anche citato il decreto ministeriale del 75. Quello dice che ogni bambino deve avere 1,80 m di spazio. Che significa? Che in un'aula ci possono stare, secondo sempre lo stesso decreto ministeriale, da un minimo 18 a un massimo di 26 alunni, fino a 29 si può arrivare, ok? A noi sono 110, ci hanno autorizzato 4 aule, questo lo potremmo fare. Quindi per 18 alunni ci vogliono 32 metri quadri, per 26 alunni 46, per arrivare al massimo di 29 un'aula, come dicevano gli insegnanti e i genitori del tempo, aule belle, spaziose, come erano qui a Borgo San Cesario. Quindi ci vuole un'aula di circa 50 metri quadri. Volete sapere il progetto di oggi? Quindi una buona amministrazione avrebbe dovuto progettare e programmare 5 aule, perché si è sempre in crescita con i dati dei bambini qui in questa zona di Matinella e Borgo San Cesario, avrebbe dovuto progettare 5 aule per da circa 50 metri quadri ogni aula, per essere coerenti con i numeri, ok? Che è successo? Cosa prevede il progetto? 6 aule, da 28,5 metri quadri. Cosa significa? Che questa scuola, così com'è, non si potrà mai aprire. Quindi io avevo capito bene
Il dirigente scolastico ci ha visto giusto quando è venuto qua, che cercava le aule, che non le trovava perché erano troppo piccole. Quindi questa scuola non si potrà mai aprire, bisogna rivederla completamente. 28,5 significa ogni aula può contenere 15 bambini, ne sono 110, 4 aule autorizzate. Se fosse stata finita non si poteva aprire lo stesso, perché ce ne andavano giusto 60, quindi ho detto bene, giusto 60, le altre due non erano autorizzate. Avete capito? E gli altri 50 dove li mettavamo? Non ce l'autorizzavano comunque, perché il numero non era coerente per autorizzarci più aule, quindi più personale. Questo è il problema. A queste due cose dovevo rispondere, perché bisogna fare anche una prova di verità. E con i numeri c'è ben poco da dire. Perché poi, sempre continuando con i numeri, sono soldi. Questo progetto ci è costato 776.000 euro, IVA compreso, spese tecniche comprese. 451 è un mutuo, forse a tasso zero, forse si pagherà qualcosa, ma comunque va restituito. La restante parte sono fondi comunali, avanzo di amministrazione, cioè i soldi quando li spendiamo dobbiamo spenderli bene. Questo è quello che volevo dire ed è importante. Adesso però devo dare spazio agli altri, all'altro sindaco Marra che è rimasto, risponderò alla fine. Grazie e spazio a loro. Chiamiamo Valeria Mazzarella. Buonasera a tutti. Buonasera amici di San Cesario e grazie per la vostra presenza. È un onore per me essere qui con voi per presentarvi il mio impegno politico-amministrativo e il progetto che insieme alla nostra squadra abbiamo pensato per il futuro di Albanella. Vorrei iniziare condividendo con voi una riflessione, ma in fondo, che cos'è la politica? Per me la politica è il servizio più alto ed esigente che si può rendere a una comunità. Sì, cari amici, la politica, che oggi viene molto equivocata e soprattutto strumentalizzata, è invece il servizio maggiormente necessario per il vivere civile e democratico. L'antidoto sicuramente non alla cattiva politica, sicuramente non è il disimpegno sociale o l'indifferenza. La risposta veramente efficiente è nella politica sana, fatta di verità, quelle che abbiamo detto anche poc'anzi. Una politica che sappia guardare lontano, progettare, organizzare e indirizzare la vita pubblica, valutare e scegliere cosa è veramente utile per la crescita di una comunità. Sono qui con Giuseppe Capezzuto perché sono convinta che è stata l'unica persona capace di guardare veramente lontano e che sono sicura saprà guardare ancora più lontano questa volta. I motivi delle mie affermazioni sono motivi documentati. Zero mutui. 2009-2014 la nostra amministrazione ha realizzato zero mutui. Il dato più interessante però è un altro, che quando siamo andati via nel 2014 abbiamo lasciato circa 13 milioni di euro di fondi pubblici portati ad Albanella in 5 anni di lavoro. Questo è Giuseppe Capezzuto, questo è il modo di amministrare, di questo ha bisogno Albanella. Questo è anche l'esempio di quella politica sana e costruttiva di cui parlavo, una politica volta al bene comune. Politica sana che di contro a volte ci ha impedito di portare direttamente a compimento tutto quello che abbiamo iniziato. Sì, perché a onore della verità anche questo va detto.
perché di alcuni nastri che sono stati tagliati negli ultimi 8 anni sono frutto della sapiente gestione politica precedente. E a volte rimango stupita di come gli altri, che sono venuti dopo di noi, siano stati addirittura in grado di perdere delle opportunità che andavano solo finalizzate. Ho sorriso nel riscontrare che nelle precedenti campagne elettorali alcuni candidati hanno iniziato i loro discorsi con plausi e riconoscimenti all'operato dell'amministrazione di Giuseppe Capezzuto 2009-2014 e che oggi stranamente sono candidate in altre liste a noi avverse. Cosa è cambiato? Non lo so. La politica è anche riorganizzare e mettere insieme tutti i tasselli che compongono un territorio dal punto di vista sociale, dal punto di vista commerciale, educativo, economico, proprio come un grande puzzle. Sì, immaginate un attimo di dover costruire un puzzle che è il nostro comune. Lo alzo, spero che si veda, è piccolo, però se lo toglievo alle mie figlie stasera avremmo dovuto litigare. Questo è un pezzo di puzzle. Questo che vedete è il pezzo che, più che chiarire i motivi della mia candidatura, vuole spiegare l'impegno su cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Immaginate di avere tanti tasselli e immaginate di dover lavorare per unire quei tasselli gli uni agli altri, per comporre il puzzle di cui parlavo prima. Abbiamo il dovere di riattivare tutte le relazioni sociali, culturali, che inspiegabilmente sono stati interrotti. Vedi i rapporti di gemellaggio con Traco Macedones, vedi il gemellaggio che istituemmo con Bagliro Manvilliers, ma soprattutto vedete le floride attività associative e gli eventi che riempivano le piazze, trasformando il nostro paese in uno straordinario palcoscenico e che vedevano coinvolte tutte le generazioni. Ve ne cito qualcuna, giusto per dovere di cronaca: il nonno civico, la festa del nonno, le attività svolte con Legambiente, le visite guidate all'Oasi di Bosco Camerine, venivano anche dagli altri comuni, i progetti con gli scout all'Oasi di Bosco Camerine, i teatri all'aperto, il cinema all'aperto. Vorrei ringraziare, oggi ma anche per allora, per questo tutte le associazioni con cui indistintamente ho collaborato e che mi hanno che hanno portato avanti queste iniziative con lodevole impegno. Ci tengo a precisare che nel precedente percorso amministrativo diverse sono state le azioni infelici verso la mia persona, ma questo non mi ha condizionato e continuo a lavorare sempre per tutti e con tutti, indistintamente. Sono sicura che anche voi, come me, siete d'accordo sul fatto che Albanella merita di essere unita negli animi, merita di essere un paese competitivo e attrattivo. Così ricomponiamolo il puzzle di cui parlavamo prima, con l'impegno della nostra squadra e con l'impegno soprattutto di tutti voi. Questa sera siamo a Borgo San Cesario e la prima cosa che mi torna alla mente e quando ho iniziato a frequentare la mia nuova famiglia, per chi non lo sapesse, vivo qui a San Cesario da 11 anni con mio marito. Quando la cara nonna Giovannina mi raccontava delle storie di San Cesario, di come era nata San Cesario, del sacrificio della gente di San Cesario, e io la riassumo così: San Cesario è Piccirill, con 40 casarelle, fatte in coppa stagullina, per pare sempre più bel, tutta gente che sta qua pensa sulla fatica. Questa frase descrive, seppur brevemente, Borgo San Cesario nella sua straordinaria bellezza ed unicità. Un borgo che negli ultimi anni, purtroppo, e questo me lo dovete consentire, ha visto due grandi fallimenti della politica locale.
li ha citati il sindaco poc'anzi. Il primo è il campo sportivo. E di questo ne provo rammarico, perché ad onore della verità condivido tutto quello che ha detto il sindaco Giuseppe Capezzuto. Noi abbiamo lasciato le cose da fare, non da doversi impegnare a progettare e programmare, andavano soltanto realizzate. Il secondo fallimento per me è la scuola dell'infanzia. Bisogna restituire questi due pilastri della storia locale alla comunità di Albanella, in particolare alla comunità di Borgo San Cesario. Ne hanno tutto il diritto. E consentitemelo, basta perdere tempo e soprattutto basta prendere scuse. Basta. Caro Giuseppe, bisognerà lavorare sin da subito al completamento del campo sportivo e, come abbiamo scritto anche nel nostro programma elettorale, che è poi quello che avevamo lasciato già nel 2014, lo ribadiamo soltanto, dovrà essere completato con manto erboso sintetico. Non abbiamo le potenzialità di gestire nel lungo termine un manto erboso naturale, sia per dispendio di energie che per dispendio economico. Dobbiamo sin da subito lavorare allo sbroglio delle situazioni che interessano la scuola dell'infanzia. Quando parlo di risolvere le problematiche, mi riferisco ad affrontare seriamente i problemi. E credetemi, non basterà una semplice variante a risolvere quel problema. Questa comunità non merita un cantiere abbandonato, ma merita la scuola dell'infanzia. La merita. Sono tanti gli obiettivi del nostro programma elettorale sulla quale vogliamo lavorare, se voi ce lo consentirete. Votare insieme per Albanella è un invito ad alzare lo sguardo verso un orizzonte diverso, verso un domani fatto di collaborazioni responsabili e di impegno costante, perché la vita della nostra comunità sia civile, serena e veramente comunitaria. Alcuni potrebbero chiedermi quali ragioni mi hanno motivato a scendere in campo. Non sono nuova alla politica e molti di voi lo sanno. L'esperienza precedente mi ha permesso di conoscere più da vicino la macchina amministrativa, lo dicevo qualche sera fa anche a Matinella. Per me è stata una formazione importante che oggi mi rende più consapevole e preparata ad affrontare, o almeno lo spero, questa nuova importante sfida. Un concetto per me importante: dalla vita politica non mi aspetto nulla, nulla per quanto riguarda il mio domani, ma auspico di poter fare tanto per l'oggi e il domani della comunità, della nostra comunità. Ecco, caro amici, le ragioni che mi hanno motivato la mia scelta sono proprio queste. Siamo qui ad invitare la cittadinanza ad un atto di orgoglio e consapevolezza. Investire il vostro voto sulle persone della nostra squadra, su persone che hanno la capacità, la voglia e lo spirito di sacrificio necessario per perseguire gli obiettivi del nostro programma elettorale e per consegnare a voi, a noi, un'Albanella migliore. Nel concedarmi, permettetemi di esprimere la mia, la nostra, lo dico a nome anche di tutta la squadra, gratitudine per la gentilezza con cui ci state accogliendo ed ospitando nelle vostre case. Grazie. Siamo sinceramente riconoscenti a quanti con simpatia hanno sostenuto il nostro progetto e quanti con cortesia hanno ascoltato il nostro programma elettorale. Vi invito a leggere il nostro programma elettorale, a condividerlo con i vostri amici e con la vostra famiglia. Noi, di Insieme per Albanella, siamo pronti a lavorare e a collaborare con voi per compiere questo progetto e raggiungere le missioni indicate nel nostro programma elettorale. Mi avvio alle conclusioni. Il 12 giugno votate la lista Insieme per Albanella con Giuseppe Capezzuto sindaco, e se vi fa piacere, io sono Valeria Mazzarella. Grazie.
Passo ora la parola a Luana Santa Lucia. Buonasera a tutti. Io sono Luana Santa Lucia e è un onore per me essere qui stasera, grazie, qui stasera a Borgo San Cesario. Le motivazioni della mia candidatura sono perché conosco Giuseppe da molti anni e perché mi sento molto vicina alle idee e a tutto quello che riguarda il mio gruppo, e quindi sono felice di farne parte e ne condivido appunto idee e progetti. Il mio auspicio è quello di poter raggiungere quegli obiettivi che ci siamo dati per il bene della nostra comunità, con particolare riguardo a quelle situazioni di emarginazione sociale e discriminazioni di genere, rivolte anche alle fasce più fragili e alle persone con disabilità più o meno evidenti. Per me l'inclusione è un bene comune e deve esserlo per tutti, e non possiamo assolutamente farne a meno. Non è un'opzione e deve riguardare tutti, perché siamo tutti dei talenti unici e ripetibili, sempre e sempre. Grazie. L'ho detto già a Marinella, io ho una disabilità che quasi sembra invisibile e mi ha messo alla prova già da giovanissima, però ne sono uscita, diciamo, forte, determinata e consapevole che dovrò combattere più di altri per la mia autonomia ed anche per avere un posto nella società che mi spetta. Questa cosa, sì. Diciamo che questa cosa, parlando appunto di inclusione, non dovrebbe più accadere, anche se purtroppo accade ancora oggi molto spesso, e sarebbe una buona cosa che non accadesse più, perché le differenze sociali si devono essere abbattute assolutamente. Sono consapevole che delle difficoltà che alcune persone dovranno affrontare, e una cosa che un'amministrazione attenta e all'avanguardia deve fare per i più fragili è quella di stargli vicino e avere progetti anche a lungo termine, anche quando tra 5 anni finirà, se Dio vorrà che usciremo, deve essere continuativo, non deve avere mai fine, perché è una cosa che deve durare nel tempo e per sempre, perché è giusto che sia così e si spera che continui ad essere così. Il nostro obiettivo è quindi sarà quello di organizzare un punto istituzionale per dare ascolto e voce a coloro che attraversano appunto queste avversità. Come lo facciamo? Abbiamo pensato di fare tutto ciò creando in primo luogo un canale e un numero dedicato o una pagina Facebook, dove ogni persona con difficoltà potrà effettuare segnalazioni riguardanti le barriere architettoniche che limitano appunto l'accessibilità agli uffici, agli spazi pubblici e le difficoltà a reperire parcheggi, purtroppo, per disabili e anche parcheggi per donne in stato interessante. Ne siamo assolutamente privi, ce n'è solo uno a Marinella, se non erro, e basta. Questo ci consentirà in un breve periodo di tempo di acquisire tutti quei dati riguardanti la presenza appunto di barriere architettoniche e di creare una mappa delle stesse, e si spera la loro successiva eliminazione. Ci impegneremo affinché ciò accada. Un altro obiettivo che ci prefiggiamo è quello di utilizzare le strutture comunali o concesse in comodato d'uso da altri enti, come ad esempio le strutture ERSAC che avete qui a Borgo San Cesario, da adibire in misura parziale o integrale a centro polifunzionale rivolto ai soggetti a rischio di esclusione, appunto. Accedendo alla fonte di finanziamento del famoso PNRR di cui tutti parlano, perché il PNRR riguarda anche servizi e infrastrutture sociali di comunità, nella missione 5 componente 3, giusto? Ok. Un ulteriore punto del nostro programma, a me caro, riguarda i nostri amici a quattro zampe. Mi riferisco a loro abbandono, al randagismo che ne consegue ovviamente. Vorrei dire che
Noi non lo vogliamo un canile strapieno di cani, non vogliamo oltretutto accumulare debiti. Pochi giorni fa abbiamo pagato 100.000 euro e non è detto che ciò possa accadere di nuovo se non ci diamo una mossa e ci diamo da fare. Per cui vorremmo che il rifugio situato in località Bosco Camerina ritorni ad essere quel centro sanitario per cui è nato e che interagisce ovviamente con l'ASL e le associazioni del territorio. Verranno messe in atto delle concrete azioni per trasferire la custodia del cane presso le famiglie del territorio che ne facciano richiesta e il solo compito di queste famiglie sarà quello di nutrirli ed ovviamente donargli affetto e riceverlo, ovviamente. Mentre l'onere del percorso sanitario del cane rimarrà in capo al comune e all'ASL. Di concerto con la gestione dell'oasi di Bosco Camerina, inoltre sarà creato uno sportello informativo e una pagina Facebook dedicata alle visite guidate per i sentieri dell'oasi. Sotto la guida del WWF, perché noi vogliamo che ritorni, la nostra idea è quella di coniugare natura, benessere e amore per gli animali in un luogo dove potranno essere promosse anche attività importantissime di pet therapy. Grazie. Cosa nota che la presenza di un animale stimola la comunicazione, le relazioni sociali, ha implicazioni pratiche non solo nei percorsi di cura che tutti conosciamo, ma ha implicazioni anche in ambiti educativi, quindi è bene che vi siano ed è bene che insomma questa cosa vada avanti e si faccia. Io mi fermo qui e do spazio ai miei colleghi. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per avermi dato insomma questa opportunità. Vi invito il 12 a votare la lista numero 2, candidato sindaco Giuseppe Capezzuto, che non è più lì. Benissimo. Ok. E, l'ho detto già a Matinella, lo ripeto qui perché ci tengo molto. Abbiate sempre cura delle vostre fragilità e invece di sentirvi diversi, sentitevi speciali sempre. Grazie mille. Passo la parola a Paola Sabbia. Benvenuti a tutti, sono Paola e Giuseppe dalle luci di casa è riuscito a portarmi alle luci di un piccolo palco. Ci è riuscito perché concepisce la democrazia in modo partecipato, dove al centro devono esserci cittadini, dobbiamo esserci tutti noi con i nostri bisogni. Vedete, questo è il nostro programma. In queste poche pagine abbiamo stilato un programma elettorale veramente ambizioso, ma nello stesso tempo è realizzabile, perché poi le vere sfide sono realizzare le cose, realizzare le idee, perché parlare di mirabolanti progetti è facile. Ma noi abbiamo programmato delle missioni che possono e devono essere realizzate per rendere il nostro paese vivibile. E sono certa che il nostro candidato sindaco abbia tutte le carte in regola per riuscirci. Giustamente la domanda è come dicevano anche i miei colleghi, con progetti ben articolati e strutturati, attraendo capitali europei in modo da creare lo sviluppo nel nostro paese. Io nel mio piccolo ho sempre dedicato e dedico molto tempo ai bambini come mamma, come rappresentante dei genitori e come supporto ai bambini nei compiti a casa. Sappiamo tutti che gli ultimi anni non sono stati facili perché l'intera comunità scolastica, quindi parliamo dei bambini, degli insegnanti, dei genitori, di tutto il personale scolastico ha dovuto affrontare degli stravolgimenti assoluti e quanto il nostro territorio ne ha risentito è sotto gli occhi di tutti e soprattutto voi di Borgo ne siete ben consapevoli.
perché i problemi poi di ordine generale li conosciamo e sfortunatamente li viviamo tutti allo stesso modo. Negli anni passati, a dire la verità, anche col sostegno di altri genitori, ho cercato un dialogo col sindaco di allora, ma con pessimi risultati, a essere sincera. Ora le polemiche non sono costruttive e secondo me non portano mai a nulla, ma il problema è che il fatto è che gli stessi problemi ce li ritroviamo oggi pari pari, però col peso degli interessi maturati nel tempo, quindi ci pesano sempre di più. Se e come credo la nostra squadra potrà contare sul vostro sostegno, sarà nostro preciso impegno rendere le scuole albanellesi efficienti e moderne, perché nessun genitore possa più pensare di dover portare i propri figli in un altro comune. E anzi, le nostre scuole devono e possono diventare un'attrattiva, come lo sono state in passato, anche per i comuni limitrofi, perché non dimentichiamoci che abbiamo sempre ospitato bambini che provenivano dai comuni limitrofi, cosa che adesso non accade, perché siamo noi che spesso andiamo fuori, date le problematicità che ci troviamo ad affrontare. Non sarà facile, ma è possibile e sicuramente noi lo renderemo reale. I nostri figli, i vostri nipoti sono il nostro futuro ed è su di loro che dobbiamo puntare la nostra attenzione affinché possano avere gli strumenti necessari per accrescere in maniera soddisfacente la loro cultura e abbiano un loro futuro qui, nella nostra terra. Dobbiamo crederci noi per fare in modo che ci credano loro. E non dimentichiamoci che la cultura ci rende liberi. Ci sono fondi che la regione Campania stanzia per dei progetti scolastici finalizzati ad attività culturali, attività sportive, attività ricreative, attività multimediali. Quindi sarà nostro compito affiancare la scuola per intercettare questi fondi e rendere possibile tali progetti. Il mio impegno, per quanto mi riguarda, sarà quello di ascoltare tutti quanti voi e insieme riuscire a trovare delle soluzioni ai problemi e soprattutto le risorse per Albanella, perché il nostro territorio, tutto il nostro territorio, lo merita. La nostra attività amministrativa vuole essere trasparente, chiara, corretta e soprattutto aperta allo scambio di idee. Quindi vi chiedo di avere fiducia e di votare la lista numero 2 con sindaco Giuseppe Capezzuto. Grazie. Passiamo la parola a Ezio Catauro. Cari amici di San Cesario, buonasera e grazie per essere intervenuti. Io sono un po', non sono proprio nuovo della politica, io sono stato sempre attento alle dinamiche politiche del mio paese, il paese dove io sono nato, dove sono cresciuto, dove lavoro, dove ho investito. Mi sono candidato con Giuseppe Capezzuto anche con la consapevolezza delle difficoltà che questo comporta. È una partita difficile visto l'elevato numero di liste e l'elevato numero di candidati, ma siamo sicuri che alla fine ce la faremo, perché noi siamo la lista più forte, noi siamo delle persone competenti, siamo persone capaci. Non siamo le persone che vendono chiacchiere, noi siamo le persone del fare. Abbiamo predisposto tutti insieme un programma articolato, ma allo stesso tempo facilmente indecifrabile
perché abbiamo individuato delle tematiche, delle linee guida, e in quelle linee guida ci sono delle aree tematiche dove noi abbiamo individuato i settori dove intervenire. Ovviamente questa comunità, questa Borgo San Cesario, che ricorda un po' di, diciamo, a me, ma quelli della mia generazione, ma anche le generazioni precedenti e le generazioni immediatamente successive. Borgo San Cesario era il ritrovo, il luogo dove ci si rifugiava, diciamo, nelle ore, nel tempo libero, perché c'era il campo di calcio. Campo di calcio, lo diceva prima Valeria, che dovrà essere restituito alla comunità di Borgo San Cesario, ma dovrà essere restituito a tutto il territorio di Albanella. Ora, questo, mentre invece dicevano prima i miei colleghi, gli avversari, i nostri avversari vendono chiacchiere, noi siamo quelli che vogliamo, abbiamo le idee chiare, abbiamo dei progetti concreti, abbiamo dei progetti che ci consentono di guardare avanti e di portare un programma di sviluppo. Noi nel nostro programma abbiamo, come dicevo prima, individuato dei settori di intervento. Questa comunità interessa in modo particolare, quello è un impegno che io assumo con questa comunità, vale a dire la viabilità, la sicurezza e l'agricoltura, che è uno dei miei settori privilegiati e preferiti. La viabilità: abbiamo due strade che portano a San Cesario. La strada principale, quella che merita comunque un intervento d'intesa con la provincia, ma che soprattutto nella parte dell'intersezione con la SP11, quella, per intenderci, quella che collega Ponte Barizzo ad Albanella, dove è necessario che si preveda d'intesa, ripeto, con l'ente provincia di Salerno, si preveda una rotatoria per far sì che quell'incrocio non sia più teatro di incidenti talvolta anche gravi, dalle conseguenze molto gravi. Per quanto riguarda invece via Giunta, l'altra strada che pure conduce a San Cesario, quella che, per intenderci, che parte dall'azienda di Pasquale Vernieri fino attraversando poi per dove è l'intersezione con la Dipogas, per arrivare poi a pochi metri da qui, quella è una strada che va messa in sicurezza, va allargata, quella è una strada comunale, va allargata e va dotata di impianti pure di illuminazione, di impianti di sicurezza. Per esempio una in particolare, la curva che è in prossimità della proprietà di Franco Bellizio, a cui non so se è qui tra voi, rivolgo un affettuoso saluto. Quella è una curva pericolosissima e che va comunque, va risolto il problema, va affrontato con decisione e va definitivamente risolto, perché da troppo tempo che quella curva è teatro di sinistri, di incidenti, ripeto, anche gravi, anche in più occasioni. Inoltre, per quanto riguarda l'agricoltura, e mi avvio alla conclusione perché il mio è solo un flash stasera, per quanto riguarda l'agricoltura, oltre, va bene, all'interesse per la tutela dell'ambiente, anche per la tutela del benessere animale, ma questa contrada è stata sempre protagonista in passato di manifestazioni enogastronomiche che ci hanno apprezzato ovunque e che dobbiamo riportare in questa contrada. Dobbiamo riorganizzare il comune dovrà, l'amministrazione comunale dovrà essere vicino alle persone del posto per organizzare manifestazioni enogastronomiche di interesse sovracomunale. Io quindi concludo invitando a votare la lista numero 2, ripeto, la lista del fare, delle proposte concrete, con Giuseppe Capezzuto candidato sindaco, e se ritenete dare la preferenza al sottoscritto Ezio Catauro. Grazie. Passo la parola a Tonino Polichetti.
Buonasera. Buonasera. Mancano pochi giorni al voto. Il mio questa sera vuole essere un saluto breve a voi per dare spazio giustamente al nostro candidato sindaco che vi illustrerà il nostro programma di quello che intendiamo fare per questo territorio. Queste votazioni sicuramente saranno uno spartiacque. Con noi, per quello che è stato pensato per il nostro paese, ci saranno opportunità di crescita per tutta la collettività. Diversamente proprio non saprei. Ritengo di essere una persona rispettosa ed educata, che fa sempre un passo di lato per non prevaricare sugli altri. Ahimè, però, questa cosa non appartiene a tutti e soprattutto a qualche candidato. Quando uno parla da un palco, deve essere consapevole del fatto che c'è gente che ti ascolta e bisogna avere rispetto di loro. Avere il buon senso e l'onestà intellettuale a chi gli appartiene di non dire bugie. Siamo nel pieno della campagna elettorale, ormai si sente di tutto, tutti dicono, parlano, sapendo di non dire niente che interessa la gente. Scherzano, fanno battutine, cercano in questo modo di carpire l'interesse nelle persone, perché oltre questo c'è il nulla, il vuoto assoluto. Concedetemi una cosa, con voi stasera voglio capire, anzi, ricordare i nostri confini territoriali, se mi date una mano. Facciamo una piccola lezione di geografia. Allora, vediamo se ricordo bene. Albanella, confine, qua vicino c'è il comune di Serre, giusto? Poi abbiamo a valle Capaccio. Poi andiamo verso su e troviamo Rocca d'Aspide e ancora Castelcivita. E poi, mi potete dire voi quale altro comune, con quale altro... Quale? Ah? Quindi non è Las Vegas. No. Eh? No. Non è Las Vegas. Ed era proprio questo il mio dubbio. Adesso, chi l'ho amministrato per 21 anni, viene qui e vuole fare un altro Las Vegas. Ok? Noi quella Las Vegas non la vogliamo, perché significherebbe la nostra rovina, significherebbe stare peggio di come stiamo. È molto semplice, signori miei, basta alzare lo sguardo all'insù, di là, e vedere, rendersi immediatamente conto cosa è quella realtà. Noi quella realtà la tocchiamo con mano, ma è quello che vogliamo per Albanella? Questo è quello che vogliamo? È semplice da capire cosa ci attende se dovessero vincere questa competizione elettorale. Cosa improbabile però, perché i cittadini di Albanella hanno l'intelligenza di saper scindere le cose. Una cosa è l'oretta di risate, altro è capire chi può far bene per il territorio, far bene per dare una prospettiva ai nostri figli. Mi accingo a chiudere facendo una piccola considerazione sul fatto che qualche candidato consigliere ci ha appellato a noi tutti dicendo che siamo delle belle statuine. Non capisco perché, però. A lui dico, con affetto, che la sua arroganza, il denigrare gli altri per emergere, è un boomerang e se ne accorgerà il 13 di giugno. Bravo. Noi tutti non ci siamo permessi di dire una sola parola su ognuno di loro. Non ci siamo permessi di offendere, tantomeno andare sul personale di ognuno. Capisco però una cosa, che quando non si ha nulla da dire possa succedere questo. Bravo. Sempre lui ha voluto giustificare la scelta della candidatura
candidatura con lo straniero, ma a noi non interessa, anche perché lui ha un trascorso politico al quale ha partecipato, ha condiviso delle scelte. Oggi le rinnega? E la colpa è sempre degli altri? Bah. Bisogna essere seri. Io vorrei ascoltare dal palco persone che abbiano qualcosa da dire, che antepongono l'interesse della collettività al proprio. Per questi motivi vi invito il giorno 12 giugno a votare la lista numero 2 con candidato sindaco Giuseppe Capezzuto, e con lui scegliete un vostro candidato dando la vostra preferenza. Grazie a tutti. Grazie mille. Passo infine la parola ad Alfonso De Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Guardate, stasera voglio ricominciare, ma più che altro, non essendo frequentatore di palchi, quindi mi trovo un attimo spaesato, un buon amico che non fa parte di questa compagine, che saluto, mi ha ricordato il fatto che nell'intervento fatto a Matinella non mi fossi presentato, quindi ne approfitto stasera. Mi chiamo Alfonso De Marco, 38 anni, portati diciamo bene, albanellese da sempre. Quindi sono nato qua, cresciuto qua, provengo da una famiglia semplice che mi ha dato bei valori per arrivare, per essere quello che sono. Più che altro penso il 99% di voi ricorderanno mio nonno Alfonso De Marco, Uscarparo di Matinella. Quindi da 15 anni mi occupo di lavoro nel settore tecnico informatico in ambito difesa nazionale. Per lavoro ho girato il mondo, sono stato realmente ovunque, l'ho girato in lungo e in largo vedendo comunque situazioni in realtà assurde ed inimmaginabili. Spesso però guardando quelle realtà, anche nonostante avessero avuto molto molto meno rispetto a quello che offre il nostro territorio, effettivamente dal niente sono riusciti a creare realtà assurde, e questo mi ha fatto sempre valutare il perché una realtà come il nostro territorio, che offre tanto, tantissimo, perché non si sia mai riuscito a sfruttare queste potenzialità. Tante sono le proposte valide che sono nate dopo ore di stesura di programma elettorale, tanti progetti che il buon Giuseppe poi vi illustrerà con calma. Personalmente, essendo io pratico di parte tecnica informatica, mi occuperò di quella che è la parte tecnica, quindi digitalizzazione dell'amministrazione, comunicazioni, servizi di digitalizzazione, archivi, cimitero, sicurezza, monitoraggio del territorio, eccetera. Adesso però vorrei coinvolgervi, più che altro vorrei farvi una domanda. Se siete d'accordo con me, basta alzare la mano. Tra i tanti, perché effettivamente siamo veramente tanti, quanti sono stufi e soprattutto quasi esasperati di girare in macchina e cercare, si spera, di evitare le varie buche che stanno per strada? Potete alzare la mano, non li conto come voti, quindi non siete timidi. Bene. Immagino anche d'accordo se pensate che il nostro comune abbia necessità di più sicurezza, più servizi, immagino. Come ovviamente sarete stanchi di non ricevere risposte dall'amministrazione, considerando che N uffici sono quasi del tutto assenti, quindi il famoso ufficio tecnico è l'esempio lampante. Come già detto a Matinella, questi fanno parte di quelli che sono i servizi essenziali del comune, servizi essenziali da fornire al cittadino, dei quali voi cittadini, noi cittadini abbiamo il diritto a ricevere quella che è la manutenzione, quella che è la sicurezza, quelle che sono le risposte dell'amministrazione. Oltre questo, come ho già detto a Matinella, il principio fondamentale sul quale si baserà la mia forse probabile attività amministrativa sarà il diritto di conoscere la verità su tutti i lati della vita amministrativa del comune. La verità, giustamente, no, vedo la faccia, però la verità è una bella parola, sta verità, anche perché se ne è parlato già un po' stasera.
Non sono un politico, quindi non sono pratico di palco, non ho mai fatto campagna elettorale, questa è la prima volta, l'ho sempre vista dall'esterno, ma mai l'avevo vissuta dall'interno. Essendo una persona d'indole sono curioso, quindi cerco di capire, di sentire e alla fine poi possibilmente scegliere. Soprattutto però devo dire che quello che ho capito è che la verità in campagna elettorale cambia, si trasforma, cambia a seconda di chi la dice, di chi la racconta. Questa è una cosa abbastanza anomala, perché effettivamente la verità, si sa, è una, è oggettiva, quindi questa è abbastanza strana, mi era nuova questa cosa, però purtroppo è così. Non sono polemico, caratterialmente non sono polemico, quindi sicuramente non apprezzo le polemiche sterili dirette soprattutto verso le persone. Ho spesso dette poi per trarne vantaggio, quindi già quello. Da un mio parere personale si parla sempre di questo nuovo che avanza. In tutte e quattro le liste sono presenti ex amministratori, lo sappiamo, chi più chi meno ha capacità di gestirla realmente poi in attività amministrativa, quello ci sarebbe da discutere. Fortunatamente, oltre agli ex amministratori, non me ne vogliono gli ex amministratori presenti, però ci sono anche tanti, fortunatamente tanti validi giovani. Proprio per questo, il suo termine che riecheggia cambiamento col nuovo, non credo sia proprio idoneo. Più che altro penso bisogna parlare di miglioramento, che è diverso, è un termine ben diverso rispetto al cambiamento. Quindi teniamola a mente questa cosa di migliorare piuttosto che cambiare. Come ben sapete, anche in questa squadra ci sono ex amministratori, ce ne sono alcuni che hanno già amministrato, hanno fatto tanto, potevano fare meglio, potevano fare di più, ma è proprio per questo che noi siamo qua, per fare meglio, per cercare di fare meglio e soprattutto fare il meglio per questo nostro territorio. Guardate, voglio concludere però chiedendovi una riflessione. Se davvero siete d'accordo con me, ma quando avete alzato la mano non li ho segnati, quindi non vi preoccupate, se però siete d'accordo con me, votatemi, votate questa lista e date fiducia alla lista numero 2 insieme per Albanella, perché l'obiettivo è quello di in questo futuro farlo insieme, costruirlo insieme. Lo meritate voi, lo meritiamo noi e soprattutto lo meritano i nostri figli, e quelli che sicuramente avranno più ripercussioni se mai questo comune non dovesse riprendersi. Guardate, io non so se questa squadra amministrerà il comune, non so se io mai farò parte del consiglio comunale. Per quanto mi riguarda però, quel diritto che vi dicevo alla verità, la verità oggettiva, è già in vigore, quindi l'ho sempre fatto e lo farò sempre, però che sia una verità oggettiva, una verità, soprattutto la verità oggettiva è documentabile. All'inizio di questo comizio il buon Giuseppe Capezzulo ci ha mostrato dei documenti, quei documenti effettivamente dimostrano la verità che non può essere attaccata e non è da tutti, vi assicuro non è da tutti avere le cosiddette pezze di appoggio, nel senso avere documenti che dimostrano quella che è stata l'amministrazione Capezzulo in passato e soprattutto quello che è il modo di fare, perché la verità è questa, non è quella che si fa a chiacchiere al bar, o meglio, si fa a chiacchiere sui palchi, visto il periodo elettorale. Comunque a tante domande sicuramente il buon Giuseppe potrà rispondere, non me ne voglia se lo tiro in gambo questa cosa, però... Io lascio il tempo, lascio il posto comunque ai colleghi, lascio il posto ai colleghi e soprattutto al candidato sindaco Capezzulo che vorrà intervenire, che dovrà intervenire. Io personalmente mi metto a disposizione del territorio, ovviamente se voi volete. Sì, Alfonso De Marco sta qua, valutate voi. Grazie. Ora sul palco la nostra senatrice Felicia Gaudiano. Buonasera,
Buonasera a tutti. Per me è un immenso piacere essere qui a San Cesario perché condivido con voi un periodo particolare della mia vita. Io in realtà ho trascorso gran parte della mia infanzia e della mia adolescenza qui a San Cesario. Quindi per me è un'immensa gioia essere qui in questa piazza con tutti quanti voi. Ho deciso di scendere in campo, come giustamente porto sempre alla vostra attenzione, perché dal primo giorno ho condiviso un progetto con il mio caro amico, il dottor Giuseppe Capezzuto, quindi nostro candidato sindaco, e con tutti i componenti della nostra squadra. Il nostro progetto è molto semplice e la finalità è questa, è quella di creare la giusta filiera istituzionale tra il governo centrale, tra la provincia, tra la regione e il governo territoriale, ognuno per le proprie competenze, perché attraverso la filiera noi possiamo portare ricchezza al nostro territorio. Lo possiamo fare oggi, perché oggi abbiamo una grande possibilità, una grande opportunità, che è quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, ossia i 209 miliardi che ovviamente, come tutti quanti sappiamo, l'Europa ci consegnerà. Devo dire anche che i miei interventi fino ad oggi sono stati di carattere infrastrutturale, ossia quei caratteri di tipo di portare ricchezza in maniera indiretta al nostro territorio, alla nostra Albanella. E brevemente mi collego ai risultati come lo dico con orgoglio, perché per noi rappresenta un momento di ricchezza, rappresenta un futuro a lungo termine, quindi come ricchezza, come occupazione, come turismo, ed è quello dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Non solo, ma all'aeroporto collego a pochi passi lavori di restyling della stazione di Capaccio, a breve la realizzazione di un sovrappasso e l'alta velocità. Sono tutti servizi che alla fine, in maniera indiretta, vanno a portare benefici alla nostra città, alla nostra Albanella, ai nostri cittadini. A livello invece diretto qui sul nostro territorio, mi sono interfacciata con la provincia per quanto riguarda il tratto stradale SP11, come diceva poc'anzi anche l'avvocato Catauro. Il tratto SP11 non è altro quel tratto che parte dall'altezza da Ponte Barizzo direzione Matinella verso su Albanella. Quindi si cercherà di intervenire attraverso la creazione di due rotatorie. Una rotatoria all'altezza dell'incrocio dell'entrata a San Cesario, l'altra più avanti all'altezza dell'incrocio e quindi dell'entrata in via Bisceglie. Questo intervento ci aiuterà a ridurre la velocità delle autovetture e quindi creare maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Non solo, ma un altro intervento che sto portando avanti e che ho interloquito con la provincia è proprio dietro alle vostre spalle, all'incrocio giù a qualche metro, dove ci sono problemi appunto di viabilità. Ci sono stati sempre diversi incidenti, quindi con la provincia si sta cercando di intervenire. E poi concludo con, alla mia sinistra, il campo sportivo, è stato comunque menzionato più volte, quindi richiede urgentemente di intervenire, perché quando parliamo di sport, lo sport non è altro che cultura, lo sport insegna a rispettare le regole, lo sport in realtà non provvede solo alla cura del corpo, ma soprattutto alla cura della mente, e non fa altro che aggregare i nostri giovani per un futuro migliore.
Io vorrei concludere giustamente, perché poi proseguirà Giuseppe ed entrerà in maniera dettagliata nel piano nazionale di PNRR, quindi piano nazionale di ripresa e resilienza. Però vorrei dire che alle mie spalle abbiamo una squadra, abbiamo dei nostri rappresentanti, tra cui vi sono anche due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che sono Caterina Piesco e Orfeo Gaudiano, e tutti gli altri componenti sono tutte persone valide, persone che hanno esperienza, che hanno conoscenza del territorio, sono dei professionisti che hanno a cuore il futuro della nostra Albanella. Quindi ognuno di voi può identificarsi in ognuno di loro. Io concludo nel fare col cuore un in bocca al lupo a tutti i candidati. I candidati di tutte le liste e i quattro candidati a sindaco per un futuro migliore per la nostra terra, per la nostra Albanella. E invito tutti domani sera alle ore 19 a partecipare in piazza Cavalier di Vittorio Veneto ad Albanella, perché abbiamo la presenza del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Grazie mille per l'attenzione. Grazie. Allora, il nostro programma elettorale credo che sia stato già distribuito, l'avete trovato sulle sedie, è un programma sintetizzato, l'abbiamo sintetizzato in 28 pagine, quello che abbiamo presentato ovviamente presso la segreteria del comune è un po' più articolato, un po' più ampio. Tocca a me entrare un po' nei dettagli. Intanto, lo sapete, no? Questo è il nostro simbolo, di colore verde, c'è tanto verde, e come ho sempre detto l'abbiamo costruito, un po' elaborato sicuramente, su questa incisione a punta secca di Leonardo Scarponi, e questo mi fa dire, come ho detto in tutte le piazze, che in questa incisione, in questo quadro ci sta tutta Albanella, ha toccato tutti i punti di Albanella, e se vedete c'è a destra la bufala, a sinistra il cavallo di Persano, al centro il simbolo di Albanella, poi le chiese, i monumenti, il centro storico, c'è tutta Albanella. La bufala, siamo a San Cesario, paese agricolo, tante aziende bufaline, quindi penso che rispecchia veramente tutto il territorio. Allora, voglio partire da questo. È impossibile raccontarvelo tutto. È impossibile perché è articolato e non riusciamo in una sera a raccontarvelo tutto, quindi faremo dei pezzi come abbiamo fatto a Matinella, come abbiamo iniziato ad Albanella e come faremo lunedì sera a Bosco e poi giovedì sera a San Nicola. Cosa faremo nei primi 5 giorni e nei primi 100 giorni? Intanto una cosa che dobbiamo fare fin da subito, l'abbiamo messa lì, è riconquistare un po' la fiducia dei cittadini. Come? Ci dobbiamo mettere la faccia. E questa, venite vicino a me, è una squadra che secondo me è fatta di persone amiche, persone che troverete sempre a disposizione. Per il momento non hanno parlato ancora tutti, ma poi nelle prossime sere, nelle prossime piazze, completeranno il giro anche tutti quanti gli altri candidati. Quindi dicevo, riconquistare la fiducia dei cittadini che si è un po' smarrita in questo periodo, in particolare come trasparenza e comunicazione, come quella che faremo, che facevamo e che faremo, come diceva Luana, attraverso i social. Adesso abbiamo questa mano in più che ci danno i social rispetto a quello che era il passato. Poi dobbiamo farlo, è necessario un piano di manutenzione straordinaria, non ci saranno molti soldi da spendere. Ho sempre detto, ci dobbiamo inventare qualcosa, dobbiamo chiedere collaborazione agli enti sovracomunali, ma è una cosa che dobbiamo fare nel più breve tempo possibile, perché così non si può andare avanti. Poi, l'ho detto prima, dobbiamo risolvere queste problematiche. È un errore progettuale sicuramente, bisogna intervenire. La soluzione è, come dice il dirigente scolastico, ovvero fare 5 aule grandi. Questa deve essere la scuola materna di Borgo San Cesario. Bisogna intervenire con urgenza. E tra l'altro l'impresa,
l'ha segnalato subito quando iniziò i lavori nel 2019, che c'erano dei problemi. L'ha segnalato subito. Poi siamo arrivati al 2022 e non abbiamo la scuola, nonostante l'investimento di tutti quei soldi. Quindi dobbiamo intervenire. Io credo che una variante non possa bastare, dobbiamo fare qualcosa in più. Questo lo vedremo poi ovviamente con gli uffici tecnici, ma nei primi giorni dobbiamo decidere cosa fare, perché tenere il cantiere chiuso così non va bene, non possiamo andare avanti così. Poi, l'abbiamo detto prima, faremo di tutto per riportare a quello che avevamo deciso prima. Noi avevamo una visione di sviluppo di questa zona e passava tanto per il campo di calcio di Borgo San Cesare, che ha una storia lunga. Poi ve la farò vedere con un'altra slide alla fine. E avevamo pensato di fare un campo in erba sintetica proprio per un discorso di manutenzione, perché, e questo mi dà ragione, non so se lo sapete, ma qualche settimana fa il commissario ha messo in gestione, ha messo a bando la gestione degli impianti sportivi. Volete sapere quante associazioni sportive hanno partecipato? Bravo Luigi, zero. Perché costa troppo. Come si fa a gestirlo? Tra l'altro il comune non ha operai, manda il mando in erba naturale. E come si fa a gestire? Ci vogliono tanti soldi. L'unica soluzione era quella. Forse hanno ragione quando dicono costava qualcosa in più, ma si sono spesi tanti soldi, veramente non si potevano trovare i soldi per fare un mando in erba sintetica a Borgo San Cesare. Capaccio, quanti ne ha fatti così? E funzionano. E li dà in gestione alle associazioni sportive. Quello che dobbiamo fare velocemente anche noi, e lo dobbiamo fare subito, perché non lo possiamo guardare più così. Sono passati 8 anni da quando approvammo il lotto di completamento. 8 anni sono tantissimi. È la vita. Dobbiamo intervenire nei primi 100 giorni per trovare la soluzione. Se ci vogliono altri soldi, si ci metteranno, si troveranno, ma dobbiamo fare il campo di calcio in erba sintetica. Questa è la nostra missione. Poi, riprendere un po' le associazioni. Borgo San Cesare negli anni ha dimostrato di avere tante associazioni. Io mi ricordo quando ero piccolo il Garem, un'associazione musicale, facevano musica, erano bravissimi. Poi mi ricordo altre associazioni che si sono susseguite, la Panghina, quelle che ho citato prima. Cioè, dobbiamo riprendere queste cose. È vero, il Covid questi 2 anni ci ha bloccato, però adesso possiamo riprendere queste situazioni, dobbiamo farlo, anche per avere un po' di fiducia tra noi, che le cose si possono fare. Siamo stati esempio per tante cose, poi qualcuna ve la farò vedere, per i comuni vicini a noi, poi improvvisamente si spegne la lampadina e qua dobbiamo riaccenderla. Allora, quindi dicevo, riprendere le manifestazioni e poi questa è una cosa fondamentale per non avere problemi in futuro come quello di cui se ne è parlato per tanto tempo, poi improvvisamente non se ne parla più. Normare le aree produttive. Guardate, bisogna anticipare i tempi, l'ho detto già a Matinella, una volta che si approva il PUC bisogna fare il regolamento attuativo sulle aree produttive, bisogna decidere, è la politica che decide queste cose, che cosa ci vuole in quell'area produttiva. E noi l'abbiamo scritto, agroalimentare, servizi, tutto ciò coerente con lo sviluppo di questo territorio, con la missione che teniamo noi su questo territorio. E questo lo dobbiamo fare subito. E poi, l'hanno detto anche insieme prima i candidati al Consiglio Comunale, sicurezza stradale e viabilità, e la senatrice è andata anche oltre perché già sta lavorando su questo discorso della SP11, e questo è molto importante perché 2 o 3 rotatorie risolvono il problema della velocità e in futuro risolveranno tante altre cose, ciò che non è stato fatto in passato, dove il comune adesso si trova a dover pagare un botto di soldi per quella scout speed che ci inseguiva per le multe. Ritorno sull'area PIP, e qua di fronte, l'altro lato, sull'SP11, sono quasi 12 ettari. Quell'area deve essere normata subito, bisogna fare l'attuativo del PIP.
e lo dobbiamo fare velocemente, perché noi vogliamo e lo dobbiamo sancire a lettere cubitali insediamenti produttivi ecosostenibili e che seguono la vocazione del territorio. Anche questo è un grande problema, e qui mi fa dire una cosa importante, perché il comune di Albanella nel tempo ha mandato via due dipendenti, due figure apicali, una all'ufficio amministrativo e una all'ufficio tecnico. È stato detto, volevano andare via, volevano avvicinarsi vicino casa. Non entro nel merito di ciò, li conoscevo bene, erano due validi collaboratori, due persone in gamba, però sono andati via, una baronissima e l'altra cavalieri di Reni. Ma la cosa grave è che questi posti in pianta organica sono stati persi, non sono stati sostituiti, ed è gravissimo. Ma non solo questo, tante altre persone sono andate in pensione e non sono state sostituite, tant'è vero che noi siamo passati da 21 dipendenti a 11 dipendenti. Un comune con 11 dipendenti, un operaio non può funzionare, un operaio che poi dovrebbe venire a manutenere il campo di Borgo San Cesare, l'erba naturale. Cioè, immaginate voi che poi l'operaio che gestisce il cimitero, che poi l'operaio che pulisce i fossi, che poi l'operaio che deve andare a scuola a sistemare i bagni. Cioè, una persona può mai fare tutto questo? Perché non ci hanno pensato a fare i concorsi? Era così difficile. Possibile che l'ultimo l'abbiamo fatto noi nel 2012? Questa è una cosa importantissima, subito dobbiamo farlo. E questo però mi fa pensare a un amico di Borgo San Cesario, Mimmo Carrano, che non c'è più, e questa è stata una grande perdita per il comune di Albanella, per la famiglia sicuramente, ma anche per il comune di Albanella. Questo è quello che noi abbiamo previsto. In tutti questi settori bisogna assumere le persone, a partire dai vigili urbani fino ad arrivare al settore manutenzione, quindi operai, lavori pubblici, urbanistica, ragionerie, tutti i settori, perché gli altri dipendenti prima o poi andranno in pensione. Abbiamo calcolato che nel 2025 Albanella avrà 6 dipendenti se non facciamo subito questa cosa. Però qualcuno di voi, perché queste slide le ho già fatte vedere anche a Matinella, qualcuno di voi mi chiederà, ma ci sono poi soldi per pagare i dipendenti? Volete sapere quanto spende all'anno il comune di Albanella? Siccome il commissario ha approvato il conto consuntivo, dal sito istituzionale del comune abbiamo scaricato i file e abbiamo visto in linea di massima quanto si spende, quanto spendiamo all'anno per i dipendenti. Noi spendiamo oltre 700.000 euro, quindi teniamo i convenzionati, teniamo le persone che arrivano 2-3 volte a settimana, ma questi ci costano molto di più rispetto a un dipendente in pianta organica. 700.000 euro conto consuntivo, chiedo scusa, 2021, non è 2022, però è stata approvata adesso nel 2022. Se non si assume, questo l'ho già detto, avremo 6 dipendenti nel 2025. Quanto costa un dipendente? 35, 34, 30, a seconda del livello, dall'operaio alla figura apicale. La media è 35.000 euro, 700.000 diviso 35 sono 20 dipendenti. Quindi i soldi ci sono. Dobbiamo saperli spendere. Questa è la nostra missione. I soldi ci sono. Parte del bilancio in conto capitale, gli investimenti, l'ha detto la senatrice, l'hanno detto i candidati al Consiglio Comunale, c'è questa grande opportunità che è il PNRR e sono tra PNRR, fondo complementare, fondi strutturali 235 milioni di euro che spenderemo in Italia fino al 2026. Però vi voglio dare una notizia, perché guardando appunto il sito istituzionale del comune ho scoperto, e l'ha detto Luana prima, noi a Borgo San Cesare abbiamo i beni ERSAC. Tra l'altro l'amministrazione scorsa, quindi l'amministrazione Baggini, ha avuto per 15 anni un bene ERSAC incomodato d'uso. Su questo bene il comune di Albanella ha presentato un progetto al PNRR, eccolo qua. È stato approvato, intanto nel 2020 una parte dei beni ERSAC, che sarebbe il circoletto qui di fronte a noi, è diventato è incomodato d'uso gratuito al comune di Albanella. Su questo abbiamo scoperto
che hanno approvato un progetto di finanziamento proprio a maggio, adesso, il 13 maggio, quando noi stavamo presentando, anzi no, 11 maggio 2022, mentre noi ci accingevamo a presentare le liste. E quindi questo progetto esecutivo di ristrutturazione e adeguamento per attività che diceva Luana. Cioè, ovviamente la missione 5 del PNRR è proprio quello che hai citato tu, la componente è quella giusta, cioè dobbiamo ringraziare il commissario e l'ufficio tecnico che hanno già, ma di questi bandi ce ne sono tantissimi, ne sono usciti diversi, ma ne usciranno sempre di più. E tra l'altro questo programma elettorale, più quello che è in comune, che è più articolato, ma questo per sintetizzarlo e per averlo, per darvelo a voi nelle vostre case che porteranno i candidati al Consiglio Comunale quando gireranno sul territorio, qui dentro noi abbiamo indicato quello che vogliamo fare, con quale fonte di finanziamento, perché sappiamo che usciranno, è stato già tutto approvato, prima a Bruxelles e poi di conseguenza a Roma. Andiamo avanti, quindi questa è una notizia importante, 1 milione di euro hanno chiesto e probabilmente sarà anche finanziato. Bella senatrice, ok. Quale opportunità ancora? Io mi voglio fermare a queste due missioni del PNRR, la 2 e la 5. Queste missioni aprono un mondo per i comuni, un mondo, perché se andiamo a vedere la misura, la componente 4, la misura 2.1.2 dice questo: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Guardate, in questi bandi, qua mi pare che ci stanno 3 miliardi di euro, ci può entrare tutto: marciapiedi, strade, urbanizzazione, pubblica illuminazione, efficientamento energetico, ci può entrare tutto. Tutti quei sogni che tenavamo, e lo dico a chi ha amministrato con me negli anni scorsi, tutte quelle cose che volevamo fare e non uscivo un bando neanche se stavi lì a inginocchiarti, oggi si può fare, oggi veramente si può fare. In comune, nell'archivio comunale ci sono una miriade di progetti, tanti di quelli vanno adeguati sicuramente, vanno adeguati i prezzi, ma possono essere presentati, perché questi bandi ciclicamente usciranno sempre. Guardate l'altra missione, la 5, rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, ed è proprio il progetto del circoletto ex Benersac presentato in questi giorni dal Comune di Albanella. Quindi un bando già uscito e noi abbiamo già partecipato. Quindi quando elenchiamo sul nostro programma elettorale che vogliamo fare la riqualificazione funzionale degli ambienti dei marciapiedi esistenti, si può fare. Guardate che cosa trovammo con l'assessore alla cultura del tempo, Teresa Vernieri. Andammo al museo di Pestum perché la dottoressa Cipriani ci disse: vedete che qui ci sono molti reperti trovati a San Cesario. Qui c'era una necropoli, quando scavarono nel 58 trovarono tutte queste cose. Oggi questi reperti sono lì, nel museo archeologico di Pestum. Ecco qua. E sono su questo libro. Ecco perché pensammo poi di realizzare un museo ad Albanella, per riportare tutti questi reperti nel museo di Albanella. Noi avevamo una visione turistica, culturale, di sviluppo di questo territorio. Il museo l'abbiamo anche progettato, lo facciamo anche finanziare, non è completo, ma lo completeremo con il PNRR, perché si può fare in quelle missioni e in quelle componenti che vi ho fatto vedere. E vi voglio far vedere un'altra cosa, una cosa simpatica che guardando il libro poi mi sono ricordato. Ci fu, e ritorniamo sempre al campo di calcio, una partita storica Albanella a Borgo San Cesario, che è riportata qua sopra, che l'arbitro forse combinò dei casini, tant'è vero che qui c'è scrivanita sul libro, lo leggo così come era scritto: la partita terminata, ma fuori dal campo la situazione precipita. Un gruppo di tifosi locali decide di dare una lezione al direttore di gara, all'arbitro, erano gli anni 60 questi.
e l'attende all'uscita degli spogliatoi. Nel frattempo si sente fortissimo il rumore di vetri che si infrangono. Due donne, Antonietta e Artemisia, rispondono agli insulti degli albanellesi, Albanella contro Borgo San Cesare, immaginate un po', con un'azione di forza, armate di bastoni. Colpiscono rovinosamente i finestrini del pullman di Totonno Gaudiano, tuo padre, figlio. Reo solo di aver accompagnato la tifoseria del capoluogo, che dovrà affrontare adesso un viaggio di ritorno piuttosto fresco e ventilato. Brava Anita. Cioè, abbiamo fatto queste cose, ma siamo stati primi in tante cose. Poi ce ne siamo dimenticate e poi i social mettono in evidenza solo le cose negative. Dobbiamo riacquisire questa memoria che ci servirà per il futuro. Lo dico a me stesso, ma lo dico anche a voi. È importantissimo farle queste cose. Ecco, vedete? Il calcio giovanile a San Cesario, quindi il campo di calcio a San Cesario era una cosa che bisognava fare. Luigi, tu ci hai giocato tanti anni, ma veramente bisognava farla velocemente. 8 anni sono passati così, non si è capito perché. E poi San Cesario, un'altra cosa in cui siamo stati i primi. Tanti ragazzi si sono inventati il palio delle contrade, Vito Cerruti, e San Cesario l'ha vinto, non so quante volte. Io mi ricordo nel 2006 che si fece una festa grandissima, anche qui ci hanno invidiato e ci hanno copiato. Non abbiamo nulla da copiare, eravamo primi in tante cose, ma un po' di orgoglio lo teniamo, no, per ricordarci queste cose. Sembra che adesso, negli ultimi 30, 40, 20, la fine del mondo. Diciamo che il Covid ci ha un po' appannato la vista e sicuramente siamo stati 2 anni chiusi in casa, ma non generalizziamo e non, come dicevo prima, intorbidiamo sempre l'acqua. È facile pescarci dentro e poi, dopo, che facciamo? Ah, se sapevo, ah, ma forse non mi ricordavo. Ecco, queste cose, grazie a Dio, noi ce le possiamo ricordare perché, come ho detto all'inizio, noi queste cose le comunicavamo tutte, giornaline arrivava in tutti i bar, ogni 2 mesi, ogni mese, ogni 3 mesi, a seconda delle cose che facevamo. E questo per noi è stata una grande fortuna, perché ci è dato la possibilità di riannodare un po' i fili e di presentarvelo e ricordarvelo a voi. Ecco, ho detto all'inizio che avrei dato l'ultima risposta, ovvero. Ad Antonio. Allora, simpaticissimo, veramente mi è piaciuto. Il programma ovviamente sarà distribuito dai candidati al Consiglio Comunale, lo troverete a tutti i comizi, lo potete scaricare anche da Facebook. Tra l'altro, mi sono scordato di dirlo altre volte, sulla pagina Facebook troverete non solo il programma elettorale, ma tante cose che abbiamo fatto nel tempo, perché Gerardo Picilli, facciamogli un applauso a Gerardo, che ha fatto un lavoro straordinario andando a riprendere tutte quelle notizie e le ha riportate là sopra, che voi potete ritrovare e riscoprire. Allora, dicevo, cosa posso dire? Io penso che alla fine di questa campagna elettorale, grazie a quella lista, avrò una biografia con tante sfumature di grigio, non so come definirla. Vabbè, se è tutto gratis, va bene, insomma, non è questo il problema. Però sanno tutto, sanno tutto loro, nel 2014, 15, 20, 16, sanno tutto, va bene. Avrò questa bella biografia. Molto simpatica anche la cosa, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, simpaticissima, mi ricordo il film di Totò. Però ne approfitto perché qua siamo a Borgo San Cesario, qui si festeggia San Giuseppe, il 1° maggio, e noi più che a Voto Antonio, a Voto Antonio, siamo affezionati a un'altra cosa, siamo orgogliosamente affezionati a un'altra cosa, lo posso dire simpaticamente, penso che Antonio non si arrabbia, pep, mi tengo per me. Grazie, ci vediamo lunedì a Boston, grazie,
Buona serata, grazie.